Mazara, tre ladri tentano un furto a Tonnarella, inseguiti e fermati dai vigili urbani. Mazara, il 30 settembre stoppagliato rifiuti, il comune si prepara per garantire la continuità del servizio. Mazara, disagi e disservizi fioccano in città, le proteste dei cittadini. Trapani, passaggio di consegne oggi al comando del 6 reggimento bersaglieri. Mazara, anche la Nigeria conferma la presenza all'edizione 2014 di Blue Sea Land. Buongiorno a tutti, ben ritrovati al TG Vallo, cronaca Mazara del Vallo in primo piano, in apertura di notiziario. Oggi una persona è stata trovata morta questa mattina all'interno dell'ex fabbrica di ghiaccio tra le vie Rosolino Pilo e Verona a Mazara del Vallo. Si tratterebbe di un uomo di 52 anni di nazionalità italiana. La segnalazione è stata fatta ai vigili del locale comando di polizia municipale, vigili urbani che una volta giunti sul posto hanno constatato l'effettiva presenza di una persona deceduta. A loro volta i vigili hanno avvertito le forze di polizia. Attualmente sul posto ci sono anche gli agenti del locale commissariato che stanno effettuando i rilievi del caso e hanno avviato un'indagine per risalire intanto all'identità dell'uomo e per determinare le cause del decesso. Maggiori dettagli ovviamente nell'edizione di domani del TG Vallo. Nuovo blitz antiabusivismo commerciale in piazzetta dello Scalo, sempre a Mazara. Nel corso di un'operazione congiunta condotta questa mattina da personale della sezione Annona della Polizia Municipale e dall'Unità Navale dei Carabinieri, sono stati sequestrati oltre 100 kg di pesce. Nel dettaglio sono state sequestrate due postazioni di pesce congelato per un totale di 36 kg e una postazione di pesce non congelato per un totale di 70 kg. Nel primo caso i venditori abusivi sono scappati facendo perdere le proprie tracce, mentre nel secondo caso la denuncia è scattata nei confronti di un 31enne tunisino. Dai controlli sanitari è emerso che tutto il pesce sequestrato non era commestibile, quindi potenzialmente più rischioso per la salute umana, motivo per il quale tutto il prodotto ittico è stato successivamente distrutto. E restiamo a Mazara del Vallo per parlare del tentativo di furto messo in atto ieri sulla spiaggia di Tonnarella da tre ladri marsalesi che hanno agito in trasferta. Il loro piano però è andato a monte per l'intervento dei vigili urbani. Seguiamo assieme ai particolari nel servizio. È andato a vuoto ieri il tentativo di furto messo in atto da tre ladri marsalesi in trasferta a Mazara del Vallo. Ladri che avevano deciso di prendere di mira alcuni bagnanti sulla spiaggia di Tonnarella. Gli scippatori, tre pregiudicati di età compresa tra i 31 e i 39 anni, sono riusciti a portare via una borsa e un borsello lasciati momentaneamente incustoditi da una coppia nel tratto di spiaggia libera adiacente al lido alla Playa. La scena però è stata vista dagli stessi bagnanti che si sono messi subito all'inseguimento dei tre ladri, nel frattempo scappati via a piedi. Per sfortuna dei malviventi però proprio in quel momento in zona stava transitando una pattuglia dei vigili urbani del locale comando di polizia municipale che, allertati dalle vittime del furto, è prontamente intervenuta. La fuga dei tre ladri si è conclusa nei pressi di via Bessarione, dove sono stati bloccati dagli ispettori Gioacchino Dado ed Enzo Bucca. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri del locale comando. I tre scippatori sono stati quindi condotti in caserma, dove sono stati dichiarati in stato di fermo per il reato di furto aggravato in concorso in attesa dell'udienza di convalida in programma oggi al Tribunale di Marsala. L'area furtiva interamente recuperata è stata restituita ai legittimi proprietari. Due anni di reclusione e pena sospese, questa la condanna inflitta ieri dal giudice per le udienze preliminari di Marsala, Francesco Parrinello, nei confronti del 46enne mazzarese Vito Signorello, imprenditore alberghiero imputato per il reato di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale. La condanna è stata emessa dal giudice a seguito della richiesta di patteggiamento presentata dai legali di Signorello. Quest'ultimo, come si ricorderà, è il legale rappresentante della Oasi Mare, società dichiarata fallita dal Tribunale Lilibetano nel marzo 2012, è proprietaria dell'hotel Visir, struttura
alberghiera di lusso che si trova nella zona di Tonnarella a Mazara. Per l'accusa il buco della società si aggira sui 7 milioni di euro. Spostare la sede del Frontex dalla Polonia, dove si trova attualmente in Sicilia, quanto chiede il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo, l'alcamese Ignazio Corrao, che assieme alla collega grillina Laura Ferrara ha incontrato ieri il commissario europeo per gli affari interni Cecilia Malmström nel corso di una audizione sulla questione immigrati. Attualmente, afferma in una nota l'eurodeputato, l'Unione europea sostiene spese folli per mantenere tale sede dell'agenzia europea che si occupa della gestione della cooperazione internazionale alle frontiere e del controllo delle stesse. Da qui la richiesta al commissario da parte del deputato alcamese. Si terrà domani mattina a Castelvetrano la cerimonia di intitolazione della via Vittime della Strada. Si tratta di una iniziativa sollecitata da alcuni cittadini che hanno chiesto all'amministrazione castelvetranese di intestare una via della città alla memoria dei tanti concittadini che hanno perso la vita a causa di tragici incidenti. La strada è una traversa che congiunge la via Pastrengo con la via Frosina Cannella. La cerimonia è fissata alle 9:30. E torniamo ancora a Mazara del Vallo per parlare questa volta dei tanti disagi e dei tanti disservizi lamentati dai cittadini. Sentiamo. Ormai è diventata una emergenza generale e sui problemi più disparati. Ormai non passa giorno nella città di Mazara del Vallo senza che da più parti, soprattutto dalle cosiddette periferie, non arrivino segnalazioni, lamentele ed SOS vari. Mancanza d'acqua per più giorni, strade e marciapiedi con tanto di erbacce, topi grossi come conigli, onori nauseabondi, sporcizia e così via discorrendo, senza dimenticare i tanti furti e scippi che ormai sembrano essersi impadroniti della città. Mai come in questi ultimi anni e mai soprattutto come in questi ultimissimi mesi si era registrata una situazione del genere, stando almeno alle tante proteste che ogni giorno si ha modo di registrare e stando comunque a qualche semplice sguardo in giro per constatare di persona che il quadro generale è proprio quello di una evidente marcia indietro sullo stato di salute della città di Mazara del Vallo. A marcia indietro come i gamberi, con una perdita di efficienza nei servizi che ormai non sfugge più a nessuno, nemmeno a quanti, per partito preso o per spirito di fedeltà, si ostinano ancora a far finta di non vedere o a volgere altrove lo sguardo. A ritrovarsi in uno stato di grandissimo disagio sono soprattutto le zone periferiche, ma anche tanti tratti del cosiddetto centro cittadino. Insomma, da un po' di tempo a questa parte le cose non vanno per come dovrebbero andare o per come spesso ci si affanna a volere prospettare con l'illusione che ancora una volta si abbocchi all'amo. E del resto, di fronte all'evidenza, certe chiacchiere servono a poco. Basta al riguardo ascoltare le lagnanze provenienti ogni giorno dai cittadini e basta al riguardo mettere gli occhiali e leggere tutto ciò che viene messo nero su bianco. Si è concluso con un bilancio positivo l'esodo estivo in Sicilia, così almeno rende noto l'ANAS. Anche sulle strade e autostrade della regione si legge in una nota: il traffico è stato molto intenso, con una maggiore concentrazione nei giorni da bollino rosso previsti dalla stessa ANAS e un incremento rispetto all'estate 2013. Per quanto riguarda l'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, sono transitati oltre 1,5 milioni di veicoli, con un aumento del 10% rispetto al dato dell'anno precedente. Un'opera di pubblica utilità con parte delle indennità spettanti a tre consiglieri di Alcamo Bene Comune donata alla città è quella realizzata da Alcamo dagli esponenti di ABC, che hanno deciso di investire per così dire il 30% dei soldi ricevuti per la realizzazione di un bagno pubblico. L'opera si trova in piazza Renda e verrà inaugurata questo pomeriggio con inizio alle 16. Sempre a proposito di bagni pubblici a Castelvetrano, il sindaco Felice Erranti ha deciso di affidare agli iscritti del centro sociale per anziani di Via Roma la gestione dei gabinetti che si trovano all'interno del Parco delle Rimembranze. Bagni che, come rende noto il Comune, saranno fruibili da oggi dopo i lavori di riqualificazione effettuati presso il giardino comunale. I bagni resteranno aperti tutti i giorni, tranne i festivi, dalle 9 a mezzogiorno e dalle 15 alle 18.
Parliamo adesso di rifiuti. Giorno 30 settembre dovrebbe chiudersi l'era dei 27 ambiti territoriali ottimali della Sicilia. Al loro posto diventeranno operative le SRR. In pratica i comuni gestiranno nuovamente direttamente il servizio di raccolta dei rifiuti. Vediamo come si sta preparando a tal proposito il comune di Mazara del Vallo. Tra meno di un mese, salvo una eventuale ma improbabile nuova proroga da parte del governo regionale, chiuderà in via definitiva l'era degli autorifiuti in Sicilia. È il 30 settembre, infatti, la data entro la quale 27 ambiti territoriali ottimali, attualmente operativi ed in fase di liquidazione, dovranno chiudere i battenti e lasciare il passo all'SRR, ovvero le nuove società di regolamentazione della raccolta dei rifiuti previste dalla riforma del settore approvata dall'ARS. In pratica, i comuni torneranno a gestire direttamente il servizio nel proprio territorio. Una rivoluzione più facile a dirsi che a farsi, con i comuni che hanno marciato a rilento nel mettere a punto gli adempimenti previsti. Ora però occorre fare in fretta per non farsi trovare impreparati a fine mese, quando ogni ente locale sarà responsabile del servizio o di eventuali disservizi. Per quanto riguarda il comune di Mazara del Vallo, l'amministrazione sta preparando l'era post Belice Ambiente. In tal senso, due determine dirigenziali del terzo settore, datate 30 agosto, consentono di fare il punto della situazione su tutta la questione. Con la prima, la numero 726, è stato individuato il responsabile unico del procedimento che dovrà portare avanti tutte le procedure previste dalla legge. Si tratta in particolare del dipendente comunale Giovanni Di Matteo, a cui spetteranno svariate mansioni. Mansioni propedeutiche, tra le altre cose, alla rimodulazione e all'affidamento del servizio di nuovo a caldo dei mezzi utilizzati sussidiariamente dalla Belice Ambiente sino al 30 settembre ed ancora alla redazione del piano di intervento per procedere in forma singola all'affidamento, all'organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti. Servizio che a partire dal prossimo 1 ottobre verrà affidato all'esterno. Prevista anche la progettazione e realizzazione di una nuova isola ecologica, nonché l'acquisto di nuovi cassonetti per l'immondizia per una spesa, in quest'ultimo caso, che potrà arrivare fino a 40.000 euro. Con la determina numero 728 poi, conseguenziale alla numero 726, è stato affidato invece al tecnico comunale Michele Bonafede l'incarico per la redazione dei progetti inerenti agli interventi correlati alla organizzazione e alla gestione del servizio, secondo quanto indicato nel conferimento dell'incarico di RUP al Di Matteo. Due nomine, insomma, con le quali l'amministrazione ha messo il piede sull'acceleratore per chiudere l'era Belice Ambiente ed aprirne quindi un'altra. Nel frattempo, dallo scorso 30 luglio, così come stabilito dal commissario straordinario della società d'ambito Silvia Coscienza, è stata affidata all'ufficio distaccato di Mazara del Vallo, diretto da Vito Di Giovanni, la gestione operativa e tecnica del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solido urbani nel territorio comunale. Conclusi nei giorni scorsi a Favignana i campi di volontariato di Legambiente Libera realizzati in partenariato con l'area marina protetta dell'Egadi. Sono stati oltre 90 volontari coinvolti nei 6 campi realizzati per complessive 2.880 ore lavorative, mentre sono stati circa 200 i grandi sacchi di rifiuti recuperati dalla pulizia delle spiagge e dei fondali, oltre 1,5 tonnellate i rifiuti recuperati tra scerbature, materiali ferrosi e inerti. E torniamo a parlare anche oggi di Blue Sealand, l'expo dei distretti alimentari che si terrà il prossimo mese a Mazara del Vallo, manifestazione alla quale parteciperà anche la Nigeria. Sentiamo. La Nigeria ha confermato la sua partecipazione a Blue Sealand 2014, l'expo dei distretti produttivi italiani del Mediterraneo, dell'Africa e Medio Oriente allargato in programma dal 9 al 12 ottobre a Palermo, Gibellina, Marsala e Mazara del Vallo. La conferma è arrivata nel corso di un incontro che si è svolto a Roma nei giorni scorsi tra l'ambasciatore della Nigeria in Italia, Eric Tony
Avorabi e il presidente del distretto della pesca COSVAP di Mazara del Vallo, Giovanni Tumbiolo. Il diplomatico ha manifestato molto interesse per le attività di cooperazione internazionale intraprese in questi anni dal distretto siciliano nei campi della ricerca e innovazione, finalizzata alla tutela e valorizzazione del patrimonio ittico e dell'ambiente marino, secondo i principi della Blue Economy. L'ambasciatore Tony Avorabi ha assicurato una qualificata presenza nigeriana nei settori della pesca, agricoltura e agroalimentare di Blue Sea Land. Si è svolta questa mattina a Trapani la cerimonia di passaggio di consegna al comando del 6° Reggimento Bersagliere. Ad avvicendarsi alla guida del comando sono stati il colonnello Mauro Sindoni, che lascia il capoluogo dopo 2 anni, e il colonnello Antonino Poma, 47enne trapanese. La cerimonia si è svolta alla caserma Giannettino, alla presenza tra gli altri del generale Marco Tuzzolino, comandante della Brigata Aosta. È in programma domani il 17° premio di poesia Città di Partanna, a cura dell'associazione artistica Il Sipario, iniziativa che vede anche il patrocinio del comune partannese. Il premio si articola in varie sezioni, l'appuntamento è al Castello Grifeo con inizio alle 18. E siamo alla pagina sportiva. Calcio, nonostante il risultato finale positiva prestazione ieri pomeriggio del Marsala 1912 nell'amichevole contro il Palermo disputata al campo Tenente Onorato di Bocca di Falco. Gli azzurri sono stati sconfitti 6-0 dalla formazione rosanero, ma va detto che tutte le reti sono state siglate nella ripresa, mentre i primi 45 minuti di gioco si sono conclusi sullo 0-0. Niente male per la squadra di mister Angelo Sandri contro la formazione palermitana. Un segnale positivo, insomma, in vista dell'esordio nel campionato di eccellenza, in programma domenica pomeriggio fuori casa contro la San Cataldese. Calcio giovanile, sarà Massimo Sarcia, allenatore scouting dell'Anderlecht, a guidare la direzione tecnica generale del settore giovanile del club Fontana Salsa di Mazara e della SD Mazarain. Quest'anno settore gemellato con la blasonata società belga. La scuola calcio, si legge in una nota, è aperta gratuitamente a tutti i giovani calciatori di età compresa tra i 5 e i 14 anni, a fronte di un piccolissimo contributo per sostenere le spese di 2 stage che osservatori e allenatori terranno a Mazara tra 2 mesi e a luglio 2015. Intanto il 20 e 21 settembre si terrà l'Open Day, dove i partecipanti verranno divisi in vari livelli in base alle attitudini, alla capacità e all'esperienza. Per l'automobilismo saranno oltre un centinaio i piloti che prenderanno parte alla 12ª edizione dello slalom dell'Agro Ericino, gara valida come 7ª prova del campionato italiano di categoria e 12ª prova del campionato siciliano. Lo slalom verrà disputato domenica prossima lungo il percorso storico della cronoscalata di Monte Erici. Il giorno prima invece spazio alle verifiche tecniche e sportive. Gli studenti e residenti a Mazara del Vallo che intendano beneficiare del contributo a titolo di rimborso delle spese di viaggio per il raggiungimento della sede scolastica dovranno presentare apposita domanda. La richiesta si può scaricare dal portale istituzionale del Comune al sito www.comune.mazaradelvallo.tp.it e deve essere inviata entro il 30 novembre. Per informazioni gli interessati possono anche rivolgersi presso gli uffici del quarto settore al Palazzo della Legalità in via Giotto. E siamo in chiusura per la programmazione serale sulla nostra emittente. Vi ricordo che con inizio alle 21 prenderà il via la nuova stagione televisiva dello Sport in TV, presentato come sempre da Gianfranco Voltaggio con la collaborazione di Pino Licata e Pietro Vellutato. Una puntata d'avvio dedicata questa sera al primo turno della Coppa Italia di Eccellenza, ma anche alla prima giornata di campionato che prenderà il via tra domani e domenica. Ospiti in studio ovviamente a partire da una rappresentanza del Mazara. Grazie per averci seguito, arrivederci.